Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Siamo qui per il nuovo romanzo di Giancarlo Capalbo, La ragazza scomparsa, pubblicato da Chiare Lettere, il suo secondo romanzo. Non solo, siamo qui anche per Emanuela Guardi. Oltre a Giancarlo Capalbo, che ringraziamo e salutiamo, c'è Pietro Orlando, che tutti conoscete, il fratello di Emanuela, e Andrea Purgatori. Io sono Francesco Paolo. Allora, è la prima volta, è quello che mi consta il tempista, il dottor Cavallo, se sbaglio, che si parla, che lei parla in pubblico di Emanuela Orlandi da quando insomma non è più alla propria gruppo, no? Lo facciamo in occasione di un romanzo, quindi questo deve essere chiaro a tutti, stiamo parlando di un'opera di finzione, però è inevitabile la tentazione di leggere tra le righe di quello che lei ha scritto, forse altro, c'è qualcosa che si avvicina all'indagine che lei ha prodotto, alle risposte che lei ha cercato di ottenere, a tutto quello che lei ha fatto all'interno di questa storia. Però prima di entrare, diciamo, nei vari temi che il libro affronta, che sicuramente Pietro e Andrea andranno a nucleare, io le volevo dire che, insomma, questa copertina a noi, quando il libro è arrivato alla redazione che l'ha visto, ci ha molto colpito e anche un po' turbato. Perché io personalmente mai mi sarei aspettato di trovare un'immagine, un disegno di una ragazza nuda sulla copertina di un libro che parla di Emanuela Orlandi. Lei ci vuole dire qualcosa su questa scelta? È una cosa che lei difende, che lei trova coerente con il lavoro che ha fatto, con la storia di Emanuela? Credo che una buona copertina debba riuscire con estrema sintesi, con sintesi necessitata dal poco spazio, dalle poche immagini che possono essere riprodotte, una sintesi del contenuto dell'opera. Secondo me il bravo disegnatore è riuscito a sintetizzare in questa immagine l'immagine di un qualche cosa di sregolato, qualche cosa di profondamente o tendenzialmente anche e possibilmente perverso che una storia può riservare. La donna nuda è forse più l'immagine non tanto di una protagonista della storia, quanto della perversione che in qualche modo diciamo, percorre le pagine di questo. La ragazza scomparsa è un romanzo ma racconta più storie che si collegano tra loro. Una di queste storie è quella di Emanuela Orlandi, che non è una storia romanzata, è una storia che, alla quale io dal punto di vista professionale mi sono dedicato da molti anni, per 4 anni, è una storia che non soltanto ha segnato la mia vita professionale, ma ha segnato anche la mia vita di uomo. È una storia che, quella di Emanuela Orlandi, in qualche modo mi sono di scrivere, perché come forse è noto il processo che riguarda l'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi è terminato con un'archiviazione che mi ha visto in opposizione. E quindi credo che sentisse anche un dovere morale di raccontare meglio il perché della storia, che cosa la storia c'era in sé e ho voluto avere l'opportunità di fare questa domanda, cioè perché non ha fatto la richiesta di archiviazione? Eppure lei era il titolare, no? Del fascicolo, quello che aveva promosso l'indagine, giusto? No, io ho preso il fascicolo quando sono diventato con il procuratore giunto il procuratore distrettuale antimafia, perché il procuratore distrettuale antimafia è una
è competente per i reati di sequestri di persona, il sequestro per cui hanno boicottato la Miranti e ci sono state anche di notizie con la pubblicazione dei verbali delle dichiarazioni di Miranti che hanno reso, come dire, la Miranti, hanno messo la Miranti in pericolo. E la Miranti in pericolo non si è sentita di portare avanti la sua accusa e la sua partecipazione in pieno. Quindi è da quel momento che ho preso in mano quel, e per alcuni anni abbiamo proceduto alla ricostruzione della vicenda Magliana e io sono convinto che la banda Magliana ha avuto un ruolo non nella organizzazione complessiva, nella gestione complessiva della vicenda, ma nella gestione materiale della vicenda, in cui ha tratto i propri interessi e probabilmente anche economici e finanziari, ma è stata una confimaria, un motivo per il sequestro del giornale da cercare come cerco di spiegare e raccontare in tutta la è tutta un'altra storia. Anche non ho letto il libro ancora, possiamo dire che la Magliana è evocata, è citata tra le pagine del suo libro e ci sono i soldi, no? Però ci sono anche nel suo libro altri tipi di, vengono ventilate altri tipi di scenario, no? In particolare questo rapporto privilegiato che la protagonista del suo libro, Elisa, che ha il suo potenziale, il comune di Manella, non ha la stessa età, non ha la stessa anno di nascita, insomma, non è scomparsa lo stesso giorno, non è, però c'è questa Maria, che è la vicenda della ragazza che si è successa con ovviamente non è possibile dire, riassumere in poche battute la vicenda del film, che è un esercizio del romanzo, che se il romanzo giallo, se viene svelato il mistero, si fa tutto di cosa. Non c'è più la motivazione, poi si è partito. Cerca di rispondere agli interrogativi che nel corso di questi 40 anni la magistratura si è posta a tutti, anche tutti i giornalisti, tutti coloro che hanno seguito questa vicenda si sono posti per cercare di venire a capo di questa verità, che è una verità, perché quella che è con il cartello del romanzo è una verità particolarmente inquietante. Ritengo che sia molto importante quello che è emerso, perché è la realtà che è pura di questo tipo e di questo fenomeno. Quanto del suo lavoro di magistrato è confluito in questo libro? Questo libro, che non è scritto con lo stile giuridico del magistrato, è confluito, direi, il mio lavoro non tecnico, le mie convinzioni. È come se fosse il racconto di una verità, di una realtà. Però, allora, mi sembra doveroso dare la parola a Pietro, che sicuramente più di noi questa vicenda le conosce perché le ha vissute sulla propria pelle da ormai un tempo difficile da ancorare, vicino a 40 anni, no? E una ragazzina di 15 anni, poco più di una bambina, no? Che esce per andare a scuola di musica un giorno d'estate. Che cosa c'è di cardinale nella sua vita? Emanuela è nata con tutti noi in quell'ambiente, un ambiente fatto di un signore, di cardinali, di padre, quella era la casa di Emanuela. Si parla di cardinali dall'inizio e al di là del fatto che noi abbiamo sempre dato la massima, dall'inizio la massima fiducia, no? Perché quella era la nostra casa. E poi col tempo si è capito che invece io come me sono convinto che la questione nasce e nata da dentro. Quando io dico che non parlo della Chiesa, che il Vaticano ha tradito Emanuela, ha tradito mio padre, la mia famiglia, io perché loro hanno portato le spalle. Noi da 38 anni sappiamo benissimo qual è stato il loro comportamento, purtroppo. Ora
Francesco una volta ha detto che chi sa delle cose, parlava in generale, chi sa delle cose ma non dice nulla è complice, e ci sono tantissimi complici. Io sono convinto al 100% che Papa Francesco, Ratzinger, Wojtyła erano e sono perfettamente a conoscenza di quello che è accaduto. Non sarebbe durato 38 anni questa vicenda. Evidentemente quello che ho sempre detto è una verità pesante per l'immagine della Chiesa, per questo non è ancora uscita questa verità. Io sono convinto, sono certo, io cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, sono convinto al 100% che questa verità possa e deve venire fuori. Io mi ha colpito, guarda, la prima cosa che mi colpì una volta del dottor Cavaldo fu quando fece una dichiarazione all'ANSA, credo, dove per la prima volta sentì un magistrato dire una frase: ci sono personalità in Vaticano che sono a conoscenza di quanto è accaduto. Si parlava del periodo dell'apertura della tomba, e quella cosa mi ha colpito perché per la prima volta la magistratura puntava il dito nei confronti dello Stato Vaticano, di personalità all'interno dello Stato Vaticano, e mi colpì profondamente quella. Allo stesso tempo mi colpì la contemporanea dichiarazione della persona che in quel momento si era insediata alla procura, che era il dottor Pignatone, che disse quelle dichiarazioni, mi ricordo che stava su queste dichiarazioni non appartengono a questi uffici. Quindi si dissociò immediatamente da quella situazione. Da quel momento praticamente tolse l'incarico al dottor Cavaldo e lo mandò a sé. E quello è stato un passaggio, e io mi auguro che dopo il dottor Cavaldo racconti quei momenti, che secondo me sono lo snodo più importante avvenuto in 38 anni. È il momento più importante, perché da una parte c'è un magistrato che vuole arrivare alla verità, dall'altro c'è uno Stato Vaticano che ammette la sua conoscenza dei fatti, e c'è un capo della Procura di Roma che fa di tutto per chiudere quella situazione, quella faccenda, portando tutto all'archiviazione. Quella è la cosa più triste. Io guardo i video di quel momento, preferirei che ne parlo dopo il dottor Cavaldo, perché io ne ho sempre parlato pubblicamente, soltanto che mi hanno sempre detto: non lo racconti tu, sei il fratello, non è vero, non è possibile, chi mi ha dato del falso, del bugiardo. Se quella situazione era appunto il dottor Cavaldo, nei minimi particolari, cambia la situazione da così a così, perché cambia tutta questa storia all'improvviso. E io mi auguro che questa occasione sia stata, lei l'ha pensata anche per raccontare questo fatto, che secondo me però è il più importante, è necessario perché in quel suo incontro in Vaticano c'è la missione da parte del Vaticano di essere a conoscenza di quanto è accaduto. È una cosa fondamentale. Poi tutto adesso le indagini hanno fatto dei passi, ma da lì cambia tutto. Io ripeto, la reputo la cosa più importante. Poi se vogliamo parlare di quello che è successo in procura, del comportamento dell'ex capo della procura di Roma, quando vuoi, perché proprio in quel 2012, quando ha tolto l'inchiesta al dottor Cavaldo e l'avvocato a sé per portarla, secondo me, all'archiviazione, non ha potuto per una serie di circostanze, perché in quel momento sono state trovate delle cassette all'interno di Santa Pollinare, sono state fatte delle analisi delle ossa, quindi è passato del tempo, si è presentata un'altra persona che si è autoaccusata di far parte, quindi è andata avanti finché è riuscito il dottor Pignatone alla fine a chiedere questa archiviazione. E io lo dico con una sicurezza, perché ci sono documenti che stanno in procura, lo ripeto sempre, lo ripeterò in ogni occasione, perché è un atteggiamento che non mi è piaciuto proprio. E le intercettazioni, io ripeto sempre di queste intercettazioni, tra la moglie di De Petris e uno degli indagati, che era Monsignor Vergari, e lei dice a Monsignor Vergari: stia tranquillo che è arrivato il procuratore nostro, Pignatone. Ci penserà lui a far tacere Orlandi, ha visto, ho già fatto fuori Cavaldo e Rizzi, che era il capo della mobile, e ci ha messo i suoi, e poi ha assicurato ai miei avvocati che tanto lui archivia tutto. E così alla fine è riuscito alla fine ad archiviare, a fine mandato è stato, come dico io, promosso, perché adesso è diventato presidente del Tribunale Vaticano, e quella situazione è finita, adesso è rimasta là dentro. E io mi auguro che questa sia l'occasione per
per riuscire dopo 38 anni a fare chiarezza. La chiarezza la può fare quel passo determinante che in questo momento lo può fare solo il dottor Cavallo. Nelle intercettazioni ce ne sono tanti materiali, sì. Mi piace citarne due a caso, no? L'intercettazione della Morelli che chiede il telefono, che cosa devo dire su Emanuele Orlandi, e l'interlocutore dall'altra parte risponde, non si può niente, non viene indagato. Oppure mi viene in mente l'intercettazione di Sergio Pistun che alla sua compagna dice ho fatto degli errori in gioventù, ma non mi invento di niente, no? Insomma, ci sono delle cose dette dalla viva voce di alcune di queste persone che sono state messe sotto la lente degli inquirenti, che dicono delle cose, ci sono le fotografie, ci sono dei riconoscimenti fotografici che sono stati fatti, degli identikit, delle persone viste seguire, tribunare Emanuele Orlandi nel giorno immediatamente precedente la scomparsa, che hanno trovato riscontro poi di faccia di alcuni esponenti della banda della Giuliana. Ci sono le dichiarazioni del papà di Marcosa Quattaro, no? Che insomma sono bravissime, quello che dicono. Noi non lo possiamo ascoltare, ma cosa andava perché non c'è più, però il papà ha detto delle cose importanti. Quindi dei riscontri ci sono scritti nero su bianco in quella famosa richiesta di archiviazione che abbiamo fatto. Però, nonostante tutto questo, noi ci troviamo a parlare della storia di Emanuele Orlandi appena scomparso. La famiglia, dopo 48 anni, non ha uno straccio di verità su cui basarsi. Però ci sono i giornalisti, no? Nel suo libro lei ne parla facendo dire al Vaticano che la pubblicità, diciamo, che fanno i media non fa bene, questo rumore allontana dalla verità, no? Però lei quindi a un certo punto nomina anche un giornalista che si chiama Paradisi, no? Noi non abbiamo Paradisi ma abbiamo un Purgatorio qui, che sicuramente ha, diciamo, qualcosa da dire su questa storia. Sì, ma se credo che non mi promuoveranno, e quindi rimarrò. Allora, credo di essere, insieme naturalmente a Pietro, uno dei pochi che ha vissuto i giorni della scomparsa di Emanuele, perché io me ne occupavo e scrivevo per il Corriere della Sera. Te non c'eri sicuramente. Allora, intanto secondo me è importante inquadrare questa vicenda per capire di cosa stiamo parlando. Perché in 38 anni questa storia è stata intossicata da una quantità infinita di piste, di possibilità, di potenziali scoop, di verità che poi si dimostravano essere semplicemente delle meteore, no? che servivano a rendere ancora più confusa la situazione. Allora, io per cominciare direi che questa non è una storia che riguarda i piani bassi del Vaticano, i piani bassi dei servizi segreti e i piani bassi della magistratura. Perché dico questo? Perché nella storia di Emanuele Orlandi si intrecciano la politica del Vaticano, che in quegli anni era guidata naturalmente da Papa Giovanni Paolo II, era una politica che guardava per sua, diciamo, per indicazione del Papa, guardava alla Polonia come un paese che avrebbe potuto, e così poi è stato, incrinare l'impero sovietico. E questo per capire, diciamo, l'ordine di grandezza delle cose che ci sono in campo e sul tavolo. La storia di Emanuela riguarda i piani alti del Vaticano perché è il Papa stesso che ne parla, cioè è il Papa stesso che si rivolge con un appello ai presunti, a quelli che hanno in mano Emanuela, perché si dimostrino compassionevoli e in qualche modo la facciano tornare a casa. È una storia, questo lo so per esperienza diretta, che non riguarda i piani bassi della polizia e dei servizi segreti, perché sono i servizi segreti e la polizia al suo massimo livello
che se ne occupano, e se ne occupano non soltanto perché Emanuele è una cittadina del Vaticano, ma perché loro sanno che intorno a questa storia si stanno muovendo degli interessi molto grandi. Tutto il resto sono intossicazioni, la storia di Aleccia, le storie di chi si è autoaccusato, e come dicevo prima, tutti gli altri rivoli che hanno interessato questa vicenda. Io ho letto il romanzo di Giancarlo Capaldo molto rapidamente e naturalmente non me ne farà una colpa, leggevo con una intenzione precisa, cioè quella di seguire il filo che lui mi voleva far vedere per capire dove andava a finire la storia e in quale modo, e non ve lo dirò naturalmente perché, come ha detto Capaldo giustamente, questo è un romanzo, ma è un romanzo che ha una trama gialla, se vogliamo, che alla fine deve essere svelata al lettore, non deve essere svelata qua in una conferenza stampa. Però ci sono sicuramente all'interno, con ruoli diversi, delle presenze che sono le stesse presenze reali che si sono mosse nella storia di Emanuela. C'è la Chiesa, come dicevo, al suo massimo livello, perché stiamo parlando del Papa e del Segretario di Stato, oltre ad alcuni cardinali, c'è la criminalità organizzata al suo massimo livello, perché parliamo della Banda della Magliana, che in quel momento era, diciamo, l'organizzazione criminale più disponibile non soltanto a Roma ma in Italia a fungere da service per tutti gli affari sporchi che si dovevano compiere, e ci sta poi una magistratura, perché Pietro lo ha detto un attimo fa, però sembra caduta lì, c'è la magistratura con un procuratore capo che è Pignatone, il quale il giorno dopo che va in pensione viene nominato presidente del Tribunale Vaticano, e a me questa cosa non ha suonato come, diciamo, un fatto così scontato né marginale. Io l'ho visto come un filo preciso, diciamo, che parte dall'archiviazione di questo caso e va a finire poi in qualche modo con, come lo vogliamo chiamare, non lo so, con diciamo sì, adesso poi sai queste cose, bisogna pesare le parole, perché domani mattina quello che stiamo dicendo qua può diventare, cioè tu diciamo hai titolo per poterlo fare, ma io so benissimo che insomma qualunque parola dico ha un peso e può avere delle conseguenze. Però io registro che il procuratore capo della Repubblica di Roma, che decide di archiviare togliendo l'inchiesta al suo magistrato che se ne sta occupando il caso di Emanuela Orlandi, beh, poi il giorno dopo che va in pensione viene nominato presidente del Tribunale Vaticano. È una coincidenza? Non lo so. Io che sono sospettoso di natura, penso che comunque questa cosa abbia un filo che lega, diciamo, quella vicenda anche all'attuale incarico che ricopre il dottor Pignatone. Poi se non è così lo scopriremo e lo vedremo. Ma c'è un'altra cosa importante, e cioè che, diciamo, la Chiesa, il Vaticano anzi, perché bisogna confondere, cioè non bisogna confondere le cose, il Vaticano nel corso di questi 38 anni ha sempre valutato due possibilità. Quella, diciamo, araba, chiamiamola così, no? Che è quella che sta usando l'Egitto col caso Regeni, cioè, facciamo passare il tempo, lasciamo che le cose si dimentichino, che si annacquino, che la gente dimentichi e che quindi non ci sia più tutta quell'attenzione che ci può fare del male. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è stata quella di arrivare sempre a un passo dal trovare una soluzione che certo comunque sarebbe stata traumatica, e lo dico molto apertamente, il ritrovamento del corpo di Emanuela, perché questo avrebbe in qualche modo chiuso, diciamo, un cerchio con tutte le conseguenze del caso, ma avrebbe portato intanto la famiglia ad avere perlomeno una risposta, come Pietro ha detto spesso, no? Cioè, finché io non trovo Emanuela, per me è viva. Il dovere cercarla. Esatto, del dovere cercarla. E comunque questa era, diciamo, l'altra possibilità. Queste due opzioni si sono spesso incrociate, e quindi
io, dopo aver detto quello che ho detto, vorrei chiedere al procuratore Capaldo, che in questo momento, proprio perché ha scritto un libro ma non è più magistrato in servizio, se riesce ad essere un po' più preciso su queste due possibilità che si sono incrociate, spesso avvicinate e poi di nuovo allontanate, perché comunque, diciamo, è di poco tempo fa, no? Lo ricorderete, l'apertura di una tomba all'interno delle mura vaticane, dove c'erano state delle indicazioni precise che dicevano il corpo di Manuela è lì. E sono, tra l'altro, come ha detto spesso Pietro e anche la sua avvocatessa, la dottoressa Sgro, indicazioni non anonime, quindi diciamo indicazioni di qualcuno che stava o lanciando un messaggio, e il messaggio era, per dirla chiaramente, Manuela è morta e il suo corpo sta all'interno delle mura vaticane o comunque dei palazzi che godono dell'extraterritorialità di cui gode il Vaticano, oppure effettivamente era lì, ma poi quando si è aperta la tomba nulla si è trovato, anzi era una tomba, erano 200 anni, non si apriva circa, ed era una tomba, ecco, appunto, non solo vuote ma molto pulite, molto tenute molto bene. Sotto queste due tombe c'è stata scoperta in quel momento una stanza per le merite del primo cemento. Ecco. Si accedeva attraverso una botola, neanche una. Ecco. Allora, diciamo che comunque, insomma, la domanda che faccio al dottor Capaldo è: il Vaticano ha mai pensato, cercato, immaginato di chiudere questa vicenda nel modo più, diciamo, doloroso per la famiglia, ma anche in qualche modo liberatorio per tutto quello che poteva comportare e sta comportando continuamente al Vaticano e alla Chiesa? Prego. Sì, è stato un momento storico in cui il Vaticano, che fino ad allora aveva sempre scelto la strada da lei definita araba, cioè di rimandare alle calende greche la scoperta di tutto, e per far questo si è servita di una pluralità di piste sempre differenti che nascevano volta per volta, in modo da tenere sempre viva un'attenzione ma non sul focus della storia, e questa è stata, secondo me, la strategia che è stata utilizzata per la maggior parte del tempo, quasi tutto il tempo del Vaticano, che si è incrociato soltanto in un momento storico con un'altra strategia. E quest'altro momento storico è quello che mi ha visto in qualche modo protagonista, perché in quel momento storico il Vaticano in qualche modo si è reso disponibile a fare ogni sforzo possibile senza scendere nel dettaglio di quale sarebbe stato lo sforzo, per far sì che la famiglia ritrovasse il corpo del Vaticano. Questa disponibilità del Vaticano è apparsa in un momento storico appena prima dell'avvio del trattamento del procuratore Piatone, è durata, diciamo, uno spazio limitato di tempo, circa un mese, perché alla fine in qualche modo doveva il Vaticano decidere di fare questo passo che avrebbe consentito alla famiglia di abbracciare Manuela, anche se diciamo che è come stato. E questo è un momento che mi ha visto protagonista, perché in qualche modo ho avuto dei contatti col mondo vaticano di alto livello, che in qualche modo nel libro in Roma che riferisco, che siano resi disponibili a seguire questa strada, che avevano capito
che era l'unica strada che avrebbe consentito all'oceano di chiudersi, anche se pericolosamente, ma di chiudersi senza lasciare aperto all'infinito il vicino. Questa strada poi, con il racconto che ha fatto Pietro prima della vocazione, dei contrasti di gestione del processo, ovviamente è venuto meno perché fino a quel momento avevo gestito io quella vicenda con quel tipo di conclusione possibile. Quel tipo di conclusione possibile invece non è stato ottenuto, e quindi possiamo dire che non si sono verificate le condizioni che il Vaticano immaginava che si dovessero verificare per dare questo aiuto. Ma penso che il Vaticano ha ritenuto ancora, diciamo che forse la mia offerta era troppo onerosa per lei rispetto all'offerta differente di continuare diciamo, la soluzione araba, e quindi credo che questa vicenda in qualche modo io ho cercato di trasmetterla nel passato in un film, indirettamente in un film Verità Sincero, film che viene di Roberto Faenza. Roberto Faenza, regista, mi fece leggere il copione del film, che aveva un finale diverso da quello che poi è stato il finale. Mi ha chiesto il parere, gli ho dato il parere su alcuni punti della storia per rendere più conformi a quelli che erano i risultati dell'indagine, e tra questi pareri gli ho dato il parere sul finale. Penso che il finale, che è il finale del film, è esattamente il finale che dà conto di questo momento così, e che è durato lo spazio non di un mattino, di un mese, due mesi, avrebbe portato il Vaticano a una scelta rispetto a quella che ha fatto, che è sempre stata quella che ha seguito in tutti questi anni, e forse coerente con la legge del silenzio, la legge dell'eternità che regola le vicende vaticane, per cui il tempo è per gli umani, non per i vaticani. Non so se ho risposto alla domanda. No, se diceva, non so se ho risposto alla tua domanda, no, però no, perché c'è, come dire, in quello che lei ha detto c'è un passaggio, adesso se lei vuole lo dice, insomma, cioè il passaggio è se c'è questa disponibilità e poi non c'è più è perché accade qualcosa, perché no? Questo è un po', diciamo, il punto critico. Cosa che è avvenuta è quella che raccontava Pietro con la vocazione del processo. La vocazione del processo avviene proprio in questo momento storico in cui esce un articolo sul Messaggero, in cui il Messaggero dà conto di aver chiesto alla procura se intendeva aprire la tomba di Duperis e fare le indagini su quel punto. Che era la volontà del Vaticano, era in quel senso, ed era una volontà che il Vaticano aveva espresso anche a me in quel senso. Perché quella tomba era imbarazzante. Perché quella tomba era imbarazzante, come dire, io avevo detto che quella poteva essere anche uno sviluppo investigativo, che poteva essere dato in un quadro generale, il quadro generale che prevedeva sostanzialmente un'altra strada per trovare eventualmente il corpo di Emanuela e quindi risolvere il caso. A questa mia proposta fu dato un assenso da parte del Vaticano, a questo assenso che è durato però poco, perché nel frattempo questo articolo sul giornale è ritornato alla carica cercando di imporre alla procura di aprire la tomba di De Peris. Io mi sono rifiutato di aprirla così senza una motivazione che avesse un significato investigativo. Vi spiego meglio. La tomba di Peris a un certo punto si è cercata di dire sulla stampa che andava aperta perché c'era la possibilità che il corpo di Emanuela fosse nella tomba di Peris. Ora io ho cercato di dire più volte ai giornalisti che questa era una stupidaggine. Emanuela era scomparsa nell'83.
forse poteva essere morta, come presumibilmente si poteva immaginare, nell'immediatezza di questo anno. Peris era morto nel febbraio del 1990, quindi 37 anni dopo, e era un po' difficile immaginare che Manuela, il corpo di Manuela, che fino a quel punto doveva essere stato in un'altra collocazione, poi fosse, avesse la necessità di essere ricongiunto, per quale motivo, al corpo di una persona morta in tutt'altro contesto 27 anni dopo. Questa era veramente una illusione, una pressione che nasceva dal Vaticano, ma che io non mi sentivo di accoglierla se non nel quadro di una rivisitazione completa dell'atteggiamento del Vaticano e della collaborazione del Vaticano. Non ero disponibile, diciamo, come magistrato, ad andare a profondo a vedere che cosa era successo in realtà in Sant'Apollinare, perché anche lì il Sant'Apollinare, le vicende che riguardano questa struttura sono vicende complesse, sono vicende che probabilmente richiederebbero un altro romanzo, un'altra indagine. Però procuratore, la procura di Roma, prima di lei ovviamente, da 83. No, solo una cosa. Cioè, è ovvio che se io do una disponibilità, anche se poi la ritiro, non posso darla che soltanto perché, cioè posso dare questa disponibilità soltanto se so dove sta Emanuela e dove sono i suoi resti. Esattamente, questa è la conclusione a cui sono pervenuto ed è la conclusione per cui mi sono rifiutato di accettare di firmare la richiesta di archiviazione e di accogliere da quel punto di vista. Però procuratore, io ho due domande. Allora, la prima si ricollega direttamente a quello che lei sta dicendo in questo momento. Di tutto questo corteggiamento, tentativo di accordo, dialogo con alcuni esponenti del Vaticano, dell'Osservatorio del Vaticano, non c'è una parola sui documenti della procura. Quindi come lo dobbiamo interpretare noi, semplici cittadini qualsiasi che leggono queste cose e la sanno, se non quello che viene pubblicato? Cioè è un dialogo privato tra lei e il Vaticano? Perché lei non scrive da nessuna parte, perché questo rimane qua, quello che lei scrive, perché non scrive da nessuna parte dei documenti che stanno in procura su Emanuele Orlandi, che il Vaticano mi ha fatto intendere, ha ipotizzato di avere in suo possesso il corpo, le spoglie mortali di Emanuele? Cioè di questo non c'è scritto da nessuna parte, ce lo sta dicendo lei adesso, e lo avrà detto in privato a Pietro, lo avrà detto in privato a Faenza, però diciamo nelle carte che rimarranno anche fra 5 anni, fra 10 anni, a chi erediterà, speriamo di no, che si ricorda tutto prima, però questa storia, non c'è una riga di questo. Perché è come quando un avvocato parla con un magistrato, non è che il magistrato verbalizza quanto richiesto di lui. E poiché non si tratta di ammissione di fatti da parte di un testimone, cioè non è che il Vaticano ha ammesso dal punto di vista testimoniale una certa realtà, il Vaticano si era rivolto alla procura per trovare una soluzione a una vicenda che lo vedeva coinvolto molto spesso sulla stampa in modo di capire. Quindi l'iniziativa parte dalla Città del Vaticano, non parte da lei? No, l'iniziativa non parte da me, è un'iniziativa che rispetto alla prospettiva del Vaticano è una prospettiva che, come dire, è anche da, doveva essere, insomma, trovare una realizzazione concreta. Non è che il Vaticano mi dice, ha detto, io sul corpo di Manuela sono disponibile a dare, era disponibile a una soluzione che prevedeva, se non c'era nessuna missione da parte del Vaticano, nessuna missione per così dire diretta, testimoniale, era una disponibilità che poteva fare immaginare inevitabilmente. Però intanto un passo doveva essere per disinnescare la bomba della sepoltura di Peris, cioè dentro Santa Maria, no? Di cui va detta una cosa, insomma, mi permetto di diciamo, ricordare che fino al 2005
nonostante ci fossero stati decenni già di indagini sulla premiata, insomma, la procura di Roma addirittura i promotori internazionali, l'inserimento dei gruppi grigi in giro per l'Europa, nessuno, diciamo, aveva associato la figura di Serenatino, di Don Vergari, la sua sepoltura, perché ovviamente tra l'83 e il 90, insomma, poi l'attenzione era andata molto lontana rispetto alla Basilica di Santa Polinare, no? Però arriva la famosa telefonata dell'11 luglio 2005, alla redazione Chi l'ha visto, in cui una voce anonima suggerisce, per svelare, per trovare la soluzione del caso di Emanuele Orlandi, di andare a vedere chi fosse sepolto appunto nella Basilica, e si parla di un favore, no? Questo è, secondo me, questo è il nodo fondamentale, perché insomma la telefonata non ha mai detto che nella tomba ci doveva essere Emanuela, ma diciamo la tomba era la testimonianza di una rete di rapporti tangibili, concreti, che si erano risolti con addirittura, diciamo, quasi una santificazione di De Pedis e di alcune persone del Vaticano, in mezzo alle quali c'era come cerniera Piero Vergari. Sì, ma le indagini sulla scomparsa di Emanuela sono andate avanti 40 anni, hanno subito varie fasi. Evidentemente, diciamo che lì nel 90 è morto De Pedis, e le indagini all'inizio avevano preso, diciamo, una delle strade per verificare se la criminalità organizzata e alcuni personaggi appartenenti al Banda Lugliano fossero implicati nel sequestro delle persone. Poi non si erano trovate le prove, per cui quella pista è stata lasciata andare. Nel 90 avviene la morte di De Pedis, che viene ucciso per Pellegrino, e anche la sepoltura di De Pedis in Santa Polinare. Dal 90 al 2005, data della telefonata, passano ben 15 anni. Questi 15 anni, come dire, la procura è stata tempestata da altre piste, sono state proposte, stimolate attraverso dichiarazioni di persone o attraverso, diciamo, delle campagne di stampa o politiche, quasi delle altre piste, quelle di Mercato, quelle di altre organizzazioni, diciamo, di tenore politico, quelle che collegava la vicenda di Emanuele Orlandi all'attentato al Papa, e quindi sostanzialmente la storia di Emanuele Orlandi era diventato anche il contenitore per il regolamento di altri rapporti tra forze diverse, forse tra forze politiche o probabilmente tra forze all'interno dello stesso Vaticano. Quindi, come dice, nel 2005 appare questa telefonata, anche quella telefonata che si ricorderà, che non si è riusciti a sapere la provenienza. Noi non abbiamo mai, diciamo, avuto modo di discutere su questo punto, ma è assurdo che la procura di Roma scriva che la telefonata non si sa da dove viene. Cioè, il fatto che la procura non sia stato, cioè, mi sembra quasi che venga adombrato che quella telefonata sia un falso, ma quella telefonata cioè è stata registrata nella segreteria telefonica e sta lì, cioè poi insomma la telefonata esiste ed è registrata, la provenienza, la chiamata, la provenienza della chiamata non è conosciuta, perché le indagini che ho fatto io, ma se hanno fatto altri quasi 20 anni prima, quando me ne sono occupato io, non ho portato a rintracciare il numero da cui è partita la telefonata. Come sapete, poi questa telefonata è stata sottoposta a indagine foniche, si è pensato di individuare e aver individuato anche l'autore di questa telefonata. Però a proposito di questo, la cosa sorprendente per me, non stiamo parlando più del suo libro, stiamo parlando di un altro, diciamo, testo avvincentissimo, che era appunto la richiesta di archiviazione, scusate, insomma, non voglio fare ironia, però veramente è un documento per me importantissimo, del 2015, in cui, diciamo, c'è tutta una fila di riscontri che vengono trovati a tutta una serie di fatti, che però, diciamo, presentano domande che non vengono mai sciolte, perché si dice, noi siamo arrivati fino a qui, avremmo potuto forse fare di più,
ma ci siamo fermati. Lei deve pensare che in quella richiesta ci sono una serie di elementi probatori che spingevano per il rinvio a giudizio. Poiché la scelta della procura in quel momento è stata quella dell'archiviazione, ovviamente doveva motivare che malgrado fossero arrivati quegli elementi probatori e con quei risultati, quegli elementi non erano sufficienti. E quindi la seconda parte di quello che lei dice, della motivazione, non ho scritta io la motivazione dell'archiviazione, non ho firmato l'archiviazione proprio perché queste indicazioni complementari che volevano svilire il significato di accertamenti pur importanti che sono stati fatti e che davano la banda della Magliata, lei ha ricordato tanti episodi, adesso qui non è oggetto del romanzo, lei ha ricordato tanti episodi, ma quello per esempio di Sarlataro, il padre di uno dei componenti di Cini and the Pedis, il figlio era morto prematuramente, per così dire, che ha ammesso che il figlio aveva confessato a lui di aver partecipato al sequestro di Emanuela Orlandi. Forse prima sono stato molto sintetico perché magari non tutti sono a conoscenza di questi nomi, non dico nulla, però molto velocemente, ovviamente, cioè, va ricordato il fatto. La sparizione di Emanuela è stata preceduta da due o tre episodi di avvicinamento, di pedinamento da parte di ragazzotti che non furono all'epoca identificati, no? Però gli amici di Emanuela, questo bene, se lo ricorda bene, furono chiamati nell'immediatezza della scomparsa di Emanuela a tracciare degli identikit di queste persone. Questi identikit sono un materiale preziosissimo che è rimasto appunto per 40 anni negli archivi della procura. Quando a partire dal 2005 si apre la pista, il filone della banda della Magliana, una delle intuizioni che fanno, secondo me, giusta agli inquirenti dell'epoca, è di provare a confrontare questi identikit con le fotografie degli esponenti della banda della Magliana, foto segnaletiche del periodo in cui Emanuela era scomparsa. In questo modo, poi mostrate queste foto ai testimoni dell'epoca, vengono identificate tre persone, no? Due delle quali viventi che sono state indagate poi, che erano, diciamo, alle dipendenze di conserva di Pedis, e un altro invece, Marco Sarlataro, che era deceduto, però è stato sentito sul punto il papà, che racconta di aver saputo dal figlio che sì, il figlio aveva partecipato al sequestro di Emanuela Orlandi, quindi c'è una persona che dice mio figlio era tra i rapitori di Emanuela Orlandi, non solo, in cambio ho avuto per regalo una motocicletta. Giusto, era così il procuratore? Sì, ma questo appunto non c'entra con la cosa del romanzo e c'entra con la partecipazione della banda della Magliana nel sequestro Orlandi, la manovalanza, e questo penso proprio per questo motivo è il motivo per cui io non ho condiviso le conclusioni di applicazione, perché ritengo che l'istruttoria che è stata fatta in modo molto impegnato dalla procura su questi argomenti abbia dato dei risultati significativi, che ha fatto scoprire anche personaggi adesso, insomma, in questa sede non ha importanza, ma come Sergio Virtù era un personaggio che aveva sul groppone, nel momento in cui io l'ho identificato, ben 10 anni di reclusione da ascoltare e che non ascoltava perché il processo per motivi di corruzione era stato imboscato ed era rimasto in pendenza. La vicenda di Emanuela Orlandi, diciamo, consente di dare uno spaccato su tanti mondi, non soltanto sul mondo vaticano, anche sul mondo della polizia, dei servizi segreti, il mondo della criminalità organizzata. Quindi è una storia complessa, anche il fascino di questa storia e il mistero di questa storia nasce dalla concentrazione in poche battute, in pochi giorni, in pochi momenti di vicende di conflitti di poteri così forti e distanti tra di loro, perché anche i vari depistaggi non è che sono depistaggi nati da nulla, sono depistaggi voluti, gestiti, quindi come dire è quasi una scuola per un investigatore per capire cosa si deve fare e cosa non si deve fare, ma nell'ambito di questa scuola, di questa indagine c'è il problema fondamentale: la ragazza è scomparsa, perché è scomparsa, qual è la verità su questa
scomparsa dolorosa di questa ragazza. Ecco, no, il romanzo cerca di non dà conto dell'attività processuale svoltasi per 40 anni, perché è stato un romanzo, cioè, non un romanzo, sarebbe stato un libro tecnico che doveva pesare e soppesare alcuni elementi. L'elemento del coinvolgimento della banda emiliana c'è sicuramente, certamente ci sono, l'indagine non è riuscita a portare alla luce tutto quello che avrebbe voluto portare, quindi ci sono comunque dei lati oscuri nell'indagine che andavano ancora, secondo me, approfonditi. Però, riassumendo, diciamo, io ho cercato di ricostruire la storia, la verità, quella che per me è la verità della storia, sulla base di quelli che ritengo degli elementi fondamentali. Uno di questi è quello che ha ricordato Purgatori, sono tre paradisi, Purgatori, anche perché ogni personaggio nel romanzo in realtà ha un nome vero. Luisa Dorisi, il nome forse, ecco, è ovvio, insomma è facile decriptarlo, ma anche altri hanno dei nomi veri, hanno esattamente dei nomi veri. Posso? No, il fatto che dicevi che prima, perché non siete andati a fondo, perché quella già, il dottor Cavallo era la fase che ha preso in mano Vignatone, quindi doveva archiviare, per questo non sono stati. Mi fa piacere che il dottor Cavallo ha raccontato, dunque voi siete molto bravi nel parlare, trovare le parole giuste per raccontare le cose, io forse sono meno diplomatico, mi scuso per questo. Mi fa molto piacere che lei ha raccontato di quell'incontro in Vaticano. Mi piacerebbe che lo... No, allora io parliamo dell'incontro... Procura. È stato un incontro richiesto. Io mi faccio sempre a quello che mi ha raccontato lei, dicendo in Vaticano, quindi al di là del luogo, che io sono sempre interrogato perché lei mi ha parlato sempre di Vaticano, quindi io in quel senso mi... a me, esatto, in Vaticano, però io l'ho sempre visto all'interno del Vaticano. La cosa che mi ha colpito di quell'incontro, quando ne abbiamo parlato spesso privatamente, adesso sembra uscito un po' così leggermente, ma è una cosa importante quando prima parlavo di snodo, di passaggio, perché quando io mi faccio sempre alle discussioni che abbiamo fatto e racconto come l'ha fatto lei, si parlava ovviamente, il Vaticano voleva togliere De Petris da lì e che lo facesse la procura, perché era un periodo che c'era una sorta di tira e molla, la procura voleva che facesse il Vaticano voleva che facesse la procura, quindi quella è stata la loro richiesta e lei ha fatto richiesta, va bene, possiamo togliere le pensi, però in cambio è parlato di Emanuele. E loro gli hanno fornito, quanto mi ricordo, quanto mi ha detto, loro volevano che la procura in qualche modo trovasse una storia verosimile che comunque tirasse fuori completamente il Vaticano come responsabilità, proprio per riuscire a chiudere. E lei disse alla famiglia, più che i responsabili, dovrebbe sapere se Emanuele è viva, se è morta. Si è morta di avere il corpo. E loro gli hanno risposto, le faremo sapere. E quello è già inquietante, perché se loro fossero andati fuori di tutto le avrebbero dovuto dire come si permette di chiedere una cosa del genere. Le faremo sapere. La cosa più allucinante che mi ha colpito è stato il successivo incontro, quando le hanno detto quella sua richiesta, va bene, cioè va bene e faremo ritrovare il corpo. Cioè quella è la cosa che mi ha colpito e secondo me la cosa più importante. In quello stesso istante c'è la missione da parte del Vaticano di essere a conoscenza e di avere anche la responsabilità su quanto accaduto, perlomeno personaggi all'interno del Vaticano, non tutti, c'è la missione della loro responsabilità a quanto accaduto. Lo confermo. Perché è importante il fatto che, non lo dico perché lo dico io, sa quanti mi hanno detto, io sono andato a trasmissione e ricorderà pure la Vespa, quando ho accennato questa cosa, mi dissocio, è un falso, non è vero, è perché la gente lo dice, il fratello, il conto se lo dice il magistrato che è indagato, che è stato presente a quell'incontro, ha tutto un altro peso, può cambiare completamente la storia, secondo me c'è anche la possibilità di aprire un'inchiesta, se lei spinge, perché dopo 38 anni
sarebbe un passo importantissimo. E, io posso dire quello che diciamo che ho accennato prima, che il Vaticano intese un incontro e che non aveva motivo di andare un incontro del secondo un incontro che arriva come oggetto la richiesta del Vaticano di trovare un sistema per non mantenere forte l'attenzione della stampa in modo negativo sul Vaticano. Rispetto a questo, la mia richiesta era, io credo che la soluzione non del caso, ai provvedimenti che non è un caso, possiamo far finire diciamo, positivamente, facilmente, felicemente, il provvedimento della ragazza dopo anni e ritorno a casa della ragazza, e credo che come la mia esperienza nelle indagini contro le giunte militari sudamericane mi aveva insegnato, fondamentale per la famiglia dei dispersi, scomparsi, è il rinvenimento del corpo, sapere la fine che ha fatto il proprio caso, anche se non il rinvenimento del corpo, conoscere la fine. Questo è molto importante perché toglie al mamma, al papà dello scomparso, ai fratelli, alle persone care, toglie diciamo il tormento, quello che è il tormento, perché la morte tutti quanti noi uomini accettiamo, è un fatto inevitabile. Quello che non accettiamo è una scomparsa misteriosa, non accettiamo di non conoscere, non accettiamo il mistero, l'ignoto. Ecco, la richiesta era per il Vaticano di conoscere, di conoscere che cosa era accaduto, e la conoscenza massima si sarebbe avuta ovviamente se le strade che non potevo immaginare quali fossero, diciamo, e così come è avvenuto proprio nel caso dell'Elisabeth Dimas, e la procura fosse riuscita a trovare la strada per rintracciare il corpo, il rinvenimento del corpo, e con il corpo ovviamente la ricostruzione per quanto era possibile di quello che era accaduto, dal mio punto di vista avrebbe disinnescato questa bomba permanente che la vicenda di Emanuele Orlandi ha nell'opinione pubblica, perché quando si conosce una verità, la verità si può rimpiangere, si può non accettare, ma è la verità, si impone. Quindi loro in qualche modo hanno ammesso di essere a conoscenza di loro in qualche modo nel rendersi diciamo disponibili a concludere in qualche modo hanno indirettamente ammesso, non è che hanno ammesso sul piano formale o sul piano cartaceo, hanno indirettamente ammesso che era una soluzione percorribile e che quindi andava Ma è importante perché quando lei dicono mi faremo sapere vuol dire che sono andati a chiedere a chi stava in alto, praticando quella persona. Questa è una deduzione che è stata la mia, mi sembra una deduzione logica, non è un fatto, è una deduzione. Certo, è importante perché è importante anche per cosa positiva che è che non ha avuto poi un seguito nel comportamento concreto. Di questo fatto lei pensa sia a conoscenza, Francesco, di quello che è successo, Manuela, e dove stanno eventualmente i resti di Emanuele? Penso che le vicende siano conosciute da un gruppo di persone importanti. L'avevo detto già negli anni, l'aveva ricordato lei poco fa. Sì, no, io sono convinto, che l'aveva ricordato lei poco fa, che io avevo detto ci sono persone in Vaticano che conoscono, cioè, continuano a ritenere che ci siano persone in Vaticano. Sia Ratzinger che Paolo Francesco sicuramente. No, io capisco quello che ci sono delle riduzioni, delle ricostruzioni, delle ipotesi, delle riduzioni, ma sicuramente nel Vaticano sono persone che conoscono. Sì, io personalmente sono convinto che Paolo Francesco ha conoscenza, perché purtroppo è la persona che più degli altri ha alzato il muro su questa vicenda. Questo purtroppo. Ma io questo penso sia difficile dirlo. Io penso che nel Vaticano ci sono. No, è difficile forse trovare la prova di quello che dico, ma è vero. La prova è ancora più. La prova è ancora più.
perché io capisco quando lei racconta un fatto. Bernardo potrebbe anche essere, come dire, strano la conoscenza di dettaglio, perché potrebbe, insomma. No, non può essere, non può conoscere. Credo che sicuramente conoscerà Ratzinger. Credo che ci sia un gruppo di persone che conosca questa vicenda e che questo gruppo di persone sia complicato. Quali siano? Forse sarebbe ora che prendano per una volta una posizione seria, per riuscire a chiudere. Io lo so che quello che è nascosto dietro la scomparsa di Emanuele è qualcosa di così pesante che farebbero di tutto per rinunciare e non raccontare mai la verità, perché forse non dico metà, ma tre quarti della Chiesa del Vaticano è peggio. Immagino che sia d'accordo, perché abbiamo parlato spesso. E io credo che dopo 38 anni non fa niente, perché io quello che il mio appello che faccio sempre a Papa Francesco, nonostante, ripeto, che lui è quello che ha alzato il mondo a questa vicenda più di altri, lui dovrebbe mettere da parte, ok, quello che è successo, anche se viene colpita una di quelle persone ritenuta impossibile, della quale non si potrebbe mai fare il nome, però io credo che dovrebbe essere un passo importante, è un passo importante quello che fare Papa Francesco, perché va bene, quello che è successo, però lui darebbe dimostrazione di essere veramente una persona con una coscienza cristiana, perché veramente le parole di verità e giustizia sono parole di Gesù Cristo e loro sono le persone che rappresentano Gesù Cristo in terra, dovrebbero onorare quelle due parole e non continuare a tenere tutto occultato come stanno facendo da 38 anni. Perché io so benissimo che lei pensa dietro la vicenda di Emanuele ci sia una cosa talmente grave, talmente pesante, che verrebbe giù tutta la Chiesa. Io ho detto tre quarti, verrebbe giù tutta la Chiesa. Okay. Però purtroppo se è successo quello che è successo, non può restare occultato così a lui. Non può, a me mi hanno detto, il tuo è il tuo problema, tu non è che vuoi sapere che è successo a Emanuele, tu vuoi sapere perché. E perché non ti ci faranno mai arrivare. Io proprio vorrei sapere, intanto come dice lei, se Emanuele è veramente morta, io fino ad ultimo spero che non sia così, perché ho detto che non ho il corpo, per me è un dovere cercarla via, ma se è morta, ecco, la cosa, un passo importante sarebbe ovviamente quello di riavere il corpo. Però purtroppo nella mia indole, io poi non riuscirei a dire grazie, abbiamo avuto il corpo. Cioè non ci riuscirei. Ma qualunque persona che abbia un minimo di senso di giustizia non potrebbe accettare una situazione del genere, non può accettarla, perché i responsabili, vivi o morti che siano, sono sempre responsabili. E se anche una persona morta è responsabile, è l'immagine che quella persona rappresentava in quella certa istituzione. Quindi non conta quando mi dicono, vabbè, i responsabili saranno morti, non fa niente, è l'istituzione che quei responsabili rappresentavano. La risposta indiretta alle sue parole potrebbe trovarla da più. Certo. Cioè, che noi stiamo adesso parlando delle indagini, ma in realtà nel libro c'è spiegato perché, cioè, un movente qual è. Un movente è anche la difficoltà per giungere alla verità. Perché la verità non è il principio assoluto. Molte volte la verità fa male. La verità è cioè, determina delle conseguenze negative. C'è una frase nel libro ma che dice la verità talvolta è la fine e non possiamo, come dire, permettere, consentire la fine di tutto, sia pure in nome di una cosa giusta. Qualche volta, come dire, la giustizia recede rispetto alla verità. Il rapporto tra potere, giustizia e verità, che è un rapporto molto importante nelle storie, nella storia di Emanuele Orlandi si interseca. Si vengono a confrontarsi questi concetti della verità, della giustizia e di quello che è giusto, ma di quello che non si può sapere, di quello che non si può sapere perché c'è qualche cosa di ulteriore dietro. Non è semplice. No, io posso immaginare che è possibile che. Non è certo, ma è possibile che fra 100 anni si potrà discutere, parlare, raccontare questa verità, perché fra 100 anni è disinnescato il meccanismo
per cui la verità fa male, il meccanismo per cui la verità ha alla violenza di una bomba. La verità molte volte è una bomba è come se fosse una bomba inesplosa che deve essere manovrata con cura, perché se viene manovrata male poi esplode e fa del male a delle persone, ad altre persone innocenti. Io avendo incontri, avendo indagato, avendo acquisito molti elementi, ho una mia idea, ho una mia verità, ho una mia convinzione profonda. Questa mia convinzione profonda ho cercato di trasfonderla in romanzo. È romanzo verità, ma romanzato, naturalmente romanzato, perché io non conosco la vicenda come si è sviluppata nei miei particolari. Conosco però e vengo a riconoscere i punti cardinali. Allora traccio tra questi punti la strada che conduce ad una soluzione. Può darsi che mi sbaglio. Questa è la strada a cui credo, questa è la strada del racconto del romanzo e del racconto della verità. Credo che dobbiamo chiudere, faccio paralisi per un attimo. No, nel senso che secondo me questa storia, che al di là di tutto il fumo che l'ha circondata, è andata avanti nella ricerca della verità, molte volte per piccoli passi, passetti, a volte per passi un po' più grandi. Io penso che questa sera un passo l'abbiamo fatto, cioè sapere che c'era la disponibilità del Vaticano a far sì che la famiglia ritrovasse, anche in una modalità che dal loro punto di vista non doveva coinvolgerli direttamente, poi sarebbe accaduto quello che doveva accadere, una disponibilità a far ritrovare il corpo di Emanuela, per me è una notizia ed è un passo non da poco. E che poi questa cosa non sia avvenuta perché si sono verificate delle circostanze che non hanno soddisfatto il Vaticano, non cambia nulla rispetto al fatto che loro avevano questa disponibilità, ed evidentemente loro sanno, non sapevano, ma sanno dov'è il corpo di Emanuela. E questo secondo me è la notizia. Poi qui dentro, in questo romanzo, che non ne parliamo adesso, c'è anche spiegato il movente, naturalmente, nella ricostruzione che viene fatta, romanzata, di cosa è accaduto, e quando si dice, chi lo leggerà arriverà a questo punto, capirà anche perché è così difficile riuscire a tirare fuori il tappo da questa bottiglia. Ringraziamo. Senza veramente parlare del momento del libro. Secondo lei nella realtà il movente è ancora più pesante di quello che viene raccontato nel libro? A livello di personaggi. Sì, credo che avete detto. Allora, io però l'ultima domanda secca, spero che il curatore voglia dare una risposta secca, riprendo la domanda che mi ha fatto Pietro prima e lei non ha risposto. Nel libro lei parla di un'ipotetica possibilità del tirare al Vaticano di dare in pasto alla società civile una storia diversa, una storia di comodo che possa salvare da Precamoli, no? Cioè raccontiamo una favola che non mette in luce veramente quella della verità, ma che comunque consenta di recuperare il corpo e di accontentare chi insomma la domanda. E questa è finzione o no, è... Non è una storia che nel libro non tanto disegna una storia alternativa, quanto... No, non mi sono spiegato male. A un certo punto avviene un accordo nel libro, no? E le condizioni di questo accordo sono che il corpo viene fatto trovare, però passa come una storia diversa dalla realtà. No, cioè il Vaticano non racconterà quello che è successo. Il discorso non è che passa come una storia diversa, passa soltanto come un fatto, il ritrovamento del corpo senza una storia.
c'è il corpo senza una storia. No, però lei parla della storia della fidanzata, del vostro rivale. No, la storia, una cosa è la storia, non ufficiale, la storia che viene disegnata da un anonimo che, essendo rimasto anonimo, non ha nessuna valenza. Un'altra storia, qualcuno le ha prospettato questa possibilità? Questa diciamo è la storia, è quella del rinvenimento, se era possibile, se era conosciuto, con questi sé del corpo di Emanuele, non quello che era avvenuto. Quello che era avvenuto, no, lei fa riferimento a questo, diciamo, a quello che si dice nel romanzo come motivazione, che era una motivazione telefonica che non viene presa per sé sul serio, era una motivazione come un'altra. Il dato che esiste solo nel libro è l'invenimento. L'accordo non aveva raggiunto, diciamo, no, questo livello, l'accordo non è stato, come dire, stipulato un accordo, ma è ovvio che secondo me che l'impedimento non era ad aspettare il livello del Vaticano, perché certamente comunque, anche se parlando fuori, anche se fosse nell'interno del Vaticano, certamente l'impedimento è pazzo. Proprio per questo motivo, come sai, io anche l'avvocato Zoro sono molto diciamo perplesso sulle ricerche fatte all'interno del Vaticano, perché, come dire, mi sembra che ricerche all'interno del Vaticano, dimostrando esattamente una responsabilità troppo per tabulas, era del tutto improbabile. Quindi, per rispondere a lei, non c'era questo accordo e quindi questa ricostruzione, non c'è per nessuna ricostruzione. Anzi, se vogliamo, c'era il risultato. Negli ultimi anni il Vaticano sta facendo un'operazione diversa, cioè sta dimostrando che nelle sue tombe, cioè ci tiene a dimostrare che nelle sue tombe. No, probabilmente, ma questo esula da me perché non me ne occupo più, probabilmente il Vaticano sta cercando di dimostrare che lui è disposto a essere aperto, a essere trasparente, quindi a far cercare nel Vaticano, a far cercare presso gli uffici extraterritoriali del consolato, ma tutte queste cose del Vaticano non tolgono niente alla mia convinzione rispetto a quello che è stato un fatto storico che mi ha riguardato. Cioè, anzi, diciamo, il fatto che il Vaticano apra il consolato extraterritoriale oppure apra la tomba che è ottenuta all'interno del cimitero teutonico in Vaticano, veramente mi sono sembrate delle operazioni mass mediali del Vaticano, anche perché la verità non la scelta hanno fatto facendo quell'annuncio pubblico. Ma certo, la questione dell'annunciatura apostolica è esplosa perché loro l'hanno annunciata, perché sì, sennò... ma per questo per questo penso che non era in questa linea, era nella linea per dimostrare la trasparenza del Vaticano. Quando il Vaticano, come ha dimostrato anche nel colloquio, voleva apparire trasparente, non c'è riuscito nel contesto, perché ha avuto quello che è avvenuto, cerca di apparire trasparente dando la disponibilità a partecipare a tutto quello che la famiglia vuole, e quindi anche la difesa vuole per la ricerca del corpo, quindi apriamo la tomba teutonica, andiamo a cercare lì, facciamo le verifiche sulle ossa trovate. Accettare queste situazioni e creare queste sceneggiate pur sapendo che non c'è per niente. Quando noi chiedevamo riservatamente un incontro perché avevamo avuto queste informazioni non anonime, noi chiedevamo di fare indagini su quelle dove capire, guardare le problematiche. Ma anche perché se un'attività è un'attività soltanto di facciata, evidentemente quando si va sotto la facciata e si perché forse appunto loro non si aspettavano che quello scavo sarebbe andato a finire sotto quelle due tombe, tanto è vero che quando si è scoperta quella stanza e tutta l'attenzione mediatica era su quella stanza, ma c'è sempre il limite dell'uomo, della capacità dell'uomo di individuare delle soluzioni corrette o di prevedere quello che può avere l'attenzione da quella camera, perché quell'ambiente, la situazione sono avvenute dei fatti
poca distanza da quel suo incontro, circa un anno e mezzo dopo da quel suo incontro, che va in qualche modo a confermare quello che è stato quasi un iter, no? Da quella sua proposta, poi sono andati a Pignatone che ha detto no, io non voglio venire in campo, diamo la tomba, è quello che è successo un attimo, dobbiamo disfarci di qualcosa, togliamolo, prima. Che quando ci sono le prove in mano, quello che mi viene detto, queste prove però se le presenti non puoi fare denuncia perché ti dicono non bastano. Questa è la cosa brutta, quando hai a volte le prove anche in mano di quello che potrebbe essere accaduto delle persone che sono a conoscenza di certi fatti, che però sono prove che ti dicono non puoi dimostrarlo perché te non puoi fare nessuna denuncia, non puoi presentarti in tribunale con queste prove. Quella è la cosa brutta, ecco, immagino possa parte anche di quello che dice lei, perché ha delle condizioni dopo purtroppo mancanti di prova, perché altrimenti ha proprio fatto magari fatto di tutti i libri, perché ha fatto microfono Pietro, mi parla vicino. Noi dobbiamo chiudere, però Pietro e il dottor Capaldo ci promettono di darci presto la possibilità di un altro incontro, di un altro dibattito, così avremo modo di approfondire tutte le cose che ci sono da dire non sono state dette. Io da parte mia vorrei solo dare un pensiero a Ercole e Maria Genitore di Pietro, a Lina, le altre sorelle, che insomma alla fine noi possiamo solo fare cose che ci sono anche in casa. Ma dopo quanto sono andato in quella parte sono stato tradito da chi ho servito, e mio padre, conoscendolo, per dire quella frase per me vale come prova, certo, del fatto che là dentro sono a conoscenza e in parte, anzi non in parte, è responsabile di quello che è successo ad Emanuela, al di là del movente, al di là delle richieste, ma rispetto a quello che è successo a Emanuela sono responsabili, sono persone là dentro responsabili, e quella frase di mio padre, conoscendolo, per me vale proprio come prova. E non ci staccheremo mai di fare appelli, perché se qualcuno sa, secondo me non è mai troppo tardi per parlare. Grazie. Grazie. Pietro, stop?